Allora, io sono Davide e lui è Corrado e facciamo parte della stessa band, i Panchinada. E per la prima volta abbiamo pensato di intersecare due progetti diversi, e sono un progetto musicale, appunto, la band di cui suono, e l'altro progetto invece che è il libro che sto portando in giro per molti negozi per animali e molte librerie. Si chiama La Costituzione dei Gatti, scritta da un gatto. Questo libro si può definire, come dice il sottotitolo, un trattato di convivenza uomo-gatto, gatto-uomo e gatto-uomo a tre specie. È composto da 20 articoli, sono 20 articoli illustrati e sono tutti fatti con un pennino B, se può interessare. E questo lo faccio soprattutto per far venire la voglia ai bambini, ma anche agli adulti, di sporcarsi ancora le mani quando si disegna. Ormai ci siamo un pochino abituati a ricorrere con molta facilità al computer, perché il computer comunque ha una serie illimitata di vantaggi e veramente di comodità fantastiche che ci permette di fare delle cose che un tempo erano impensabili. Adesso invece il mio libro è un po' un ritorno alle origini. Poi lo vedrete anche nei vari disegni che compongono la Costituzione. Ci sono dei riferimenti proprio ai geroglifici quasi. Qualcosa di primordiale, insomma, spesso non c'è la terza dimensione, sono proprio dei gesti istintivi e io spero che i bambini, quando leggeranno il libro, gli venga la voglia di fare la stessa cosa, di prendere la penna, la carta e senza pensarci troppo di disegnare. Dunque, il mio pseudonimo è Dottor Miaus, tutta questa, non lo so, tutte queste storie che sono poi nate nascono proprio dal Dottor Miaus, è una cosa che mi è venuta in mente nel 2011, finché ero al lavoro, e mi è venuta subito così, una specie di immagine che mi è venuta di un gatto un po' saccente, perché i gatti spesso evocano anche non molta umiltà, diciamo, nei loro atteggiamenti, anzi un po' di anarchia e un caratterino che non è facile spesso. E con questo progetto del Dottor Miaus ho iniziato subito a scrivere La Costituzione dei Gatti, scritta da un gatto, questo è il libro che sto portando ora. Poi scrissi Maramiò, Gatto Zebrato e La Repubblica di Venezia, che è il gatto raffigurato in questa borsetta. Maramiò, Gatto Zebrato è un gatto diversissimo, perché è un gatto magico, diciamo. All'inizio era un cavaliere templare, poi per fuggire così alla condanna a morte che Filippo il Bello, insomma, riuscì a salvarsi trasformandosi non in un altro uomo come lui voleva, ma in un altro essere, che questo gatto si chiama Maramiò, Gatto Zebrato. Poi piano piano nel corso della storia lui diventa doge di Venezia e in questa borsetta c'è il primo capitolo, lui che arriva a Venezia. E poi nel 2013 scrissi Il Demia, Golaria e Eloquenzia, sempre con il Dottor Miaus come protagonista. E poi nel 2014, se non mi ricordo male, scrissi Alla scoperta del dialetto perduto, Il Chioggiotto, perché la mia grande passione è il dialetto chioggiotto. Dunque, per quanto riguarda questo libro, se volete potrei leggervi qualche articolo. E sono tutti degli articoli ironici, che hanno a che fare proprio col carattere del gatto. Il gatto è sempre stato raffigurato. Buongiorno a lei. Il gatto è sempre stato rappresentato come un essere un pochino magico, a cavallo tra due mondi. Ma fin dai tempi più antichi, pensiamo agli egiziani, lo mettevano spesso come guardiano. Anche nei geroglifici, proprio nelle incisioni, veniva sempre raffigurato come un essere di cui non si capiva appieno la natura. Io invece ho la presunzione invece di capirla questa natura, e piuttosto bene anche. Cioè, proprio le creature con cui riesco a essere in sintonia sono i gatti, ancora più degli esseri umani. Per cui il titolo un po' presuntuoso, scritta da un gatto, ci tenevo, infatti l'ho messo in rosso per quello, perché scritta da un gatto, cioè non ci sono libri scritti da gatti. Invece questo è il primo libro che in modo un po' presuntuoso lo considero proprio scritto da un gatto, perché l'ho scritto io. Dunque, se volete vi leggo qualche articolo. È composto, l'ho detto, da 20 articoli, ma non solo, poi ci sono 10 test del Dottor Miaus. Questi sono molto, una parte molto importante del libro, perché solo chi passerà i test potrà reputarsi degno e all'altezza di convivere con un felino. E non è una cosa scontata. Anche questa è un'altra cosa
è un altro aspetto importante del libro, è quello di sensibilizzare un po' in modo implicito, quindi senza mai fare la predica, non c'è mai nulla di pesante, soltanto ironia c'è. Però il significato implicito è dobbiamo renderci conto che quando iniziamo a convivere con un felino o anche con un cane, insomma, sono delle creature dotate di una sensibilità immensa, che hanno bisogno di un'attenzione immensa anche, e quindi insomma di tenere a mente questa cosa, insomma. Bene, ora se siete d'accordo vi leggo qualche articolo della Costituzione dei gatti scritta da un gatto. Articolo 1. Se all'interno di un appartamento c'è una mensola ricca di oggettini fragili e di altissimo valore, il gatto ha il diritto e il dovere di passarci in mezzo zizzagando sinuosamente. Articolo 2. Il gatto, essendo un predatore dotato di potentissimi artigli, ha l'inviolabile diritto di affilare le proprie unghie ovunque gli ritenga opportuno. Zainetti appoggiati a terra, pantaloni appena stirati, tappezzerie antiche e moderne e poltrone di ogni genere. Quasi dimenticavo, le camicette di vostra nonna! Articolo 3. Posto che la Repubblica dei Gatti è basata sul principio dell'epicureismo, è diritto di ogni gatto pretendere e ottenere cibo a qualunque ora del giorno e della notte. Pena per i trasgressori, miagolini fa diesi scalante per tutta la durata della notte. Articolo 4. Un gatto non ha un padrone. Tutt'al più avrà dei conoscenti ai quali potrà decidere di manifestare una moderata dose di affetto. Questo è importante perché ci si aspetta che il gatto sia come il cane. No, cioè va rispettata la differenza anche nel genere animale, penso. Penso sia bello per questo. Come dire, tutti gli esseri umani hanno lo stesso carattere, no? C'è chi è schivo, c'è chi è socievole. È bello per questo, insomma. Articolo 5. I gatti sono elettrostatici. Non toccateli contro la loro volontà o in maniera, diciamo, fraintendibile dal loro punto di vista, cioè quello giusto. Non mettiamo troppo in discussione i gatti. Articolo 6. Scendi subito dalle lenzuola. Ecco, cari amici umanoidi, qui c'è qualcosa che non va, l'imperativo. Mai, dico mai usare un imperativo in una frase rivolta a un felino. Ti spiace spostarti da lì un attimino? Però solo se te la senti, altrimenti non importa, decisamente meglio. Articolo 7. È un importantissimo diritto felino quello di provocare un cane mettendosi dietro il vetro di una finestra che dà sulla strada. Se l'articolo non è chiaro, penso che il disegno sia... No, questo è successo del mio vicino. Però lo fanno con classe. Il gatto è un canto di nome per... È un'arte anche la provocazione. Articolo 8. È un dovere di ogni cittadino della Repubblica dei Gatti tenersi sempre aggiornato sulle ultime tecniche di provocazione consigliate dal famosissimo dottor Miaus. Il libro è così, sono 20 articoli, però non ve li leggo tutti, perché sennò poi che lo comprate a fare, non lo comprate. Tuttavia, c'è l'ultima parte che è molto importante, come vi dicevo, che già abbaia perché sono i test, fanno spesso c'è questa reazione. Test. I test del dottor Miaus. Test di comprensione numero 1. State cenando e sentite forti miagolii provenire dall'altra stanza. Che fate? A. Continuate a cenare come se nulla fosse. B. Dite al gatto di aspettare. C. Vi alzate all'istante e gli date il miglior cibo di cui disponete con un bigliettino di scuse, magari anche, grazie. Secondo voi qual è la risposta giusta? La C. Certamente. Test di comprensione numero 2. Un bebè di umanoide inizia a piangere e un gatto, davvero bellissimo, si trova proprio lì vicino. Lui vorrebbe uscire, ma la porta della cameretta è chiusa. Che fate? A. Prendete il gatto e lo mettete nel passeggino. B. Pure voi, assieme al gatto, entrate nel passeggino intonando un bellissimo canto all'unisono. C. Aprite ogni porta affinché il gatto possa fuggire, battendo così il record di velocità detenuto dal campione in carica Bolt. Miau!
E questi sono i test del dottor Miaus, ce ne sono tanti di più ovviamente. Ma alla fine di questo libro, io vi assicuro, una persona sarà veramente, saprà come comportarsi con un gatto, diciamo. È vero? Vediamo. Tu l'hai letto? Non l'hai letto, quindi cosa dici tu? Devo comprare. Grazie a te, ciao. 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 Beh, io direi di concludere questa breve presentazione con una canzoncina a cui noi teniamo particolarmente, che si chiama Life is Miau. È una canzone che abbiamo scritto in realtà nel 2006, che parte dallo slogan Life is Miau, che con cui creai una linea di borsette che vendetti nel 2006, nel 2007 in molte edicole del veneziano. E da lì poi è nata una canzone e adesso ve la facciamo, perché racchiude un po' la nostra filosofia di vita. Che sembra uscito d'Arancia Meccanica. Miau! Il mio gatto è talmente nevrotico che quando mangia un'anatra neppure la mastica. Miau! Se lo stuzzichi e lui non miagola, la tua fine arriva in un attimo. Miau! Sembra statico, ma è telepatico, se stai per dirgli no, lui l'ha fatto già. Life is miau, life is miau, life is miau, genio dell'informatica. Miau! Il mio gatto ascolta sempre Lightning Hopkins, the bluesman, yeah! Miau, 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 miau. Il mio gatto è talmente sinergico che quando passa un cane lui subito canta Chihuahua, wah, 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 Chihuahua, wah, 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 Chihuahua, wah, 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 wah. Chihuahua, wow.